Ami leggere, ami scrivere, e parleresti di Leopardi e Pirandello anche dentro a un caffè. Ami leggere, ami scrivere, e credi anche tu che i personaggi siano veri. Ami leggere, ami scrivere, perché anche tu sì ci credi, che la letteratura e un poco di ironia rendano creative le nostre giornate. Ami leggere, ami scrivere, ora c'è il programma giusto per te. Letteralmente sparlando, letteralmente sparlando. Il programma che dà voce ai personaggi. Buongiorno miei cari radioascoltatori, sono Romina e questa è Letteralmente Sparlando. Eccoci giunti all'ottava puntata della trasmissione che fa parlare i personaggi, con rivelazioni che in tutta sincerità spesso avremmo preferito evitare. Ma oggi un ospite che non può che rendermi immensamente felice, perché, beh, lo capirete da soli appena saprete chi è, ma come tradizione della trasmissione si comincia da una citazione. Non vi affliggete, datemi solo un sacco e fatemi fare un paio di stivali, miau, e vedrete che la vostra sorte non è poi tanto cattiva quanto credete. E chi può parlare di stivali se non il famosissimo gatto con gli stivali? Ebbene sì, e per una gattara come me è un immenso onore. Non vedo l'ora di sapere cosa la porta qui. Mi dica. Sono molto preoccupato, miau. Ecco cosa mi porta qui. Oh, mi spiace davvero. Forza, ci spieghi cosa è successo? Ma io capisco i tempi moderni, il progresso, il cambio di costumi della società. Ma Sì, certo. stiamo veramente esagerando, miau! Per molti versi sono d'accordo con lei. La società è un po' alla deriva, ma se oggi mi è possibile fare discorsi di sociologia con un gatto, beh, direi che c'è ancora speranza per un mondo migliore. La ringrazio molto, ma non sono un sociologo, anche se ormai conosco bene l'animo umano, miau. Il fatto è che quello che mi è stato chiesto stavolta va oltre ciò che posso sopportare, miau. In che senso? Comincio a essere preoccupata. Un conto è adeguarsi ai tempi, altro discorso è trasformare la mia storia in una pagliacciata, miau. Non capisco, non era mia intenzione. Ho detto qualcosa di sbagliato. Dicono che è il momento di adeguarsi ai tempi, che ormai si avvicina l'estate e nel 2014 non si può far finta di niente e continuare a vagare per il reame con gli stivali, miau! Non sono un'esperta sul tema. Mi hanno detto che il mio look ha bisogno di una svecchiata e che a breve dovrò abbandonare gli stivali. Ma come? Il gatto con gli stivali senza stivali? E cosa le vogliono fare indossare, l'infradito? Tutte le palle di pelo. Ma allora la notizia è già trapelata, la mia reputazione è rovinata per sempre. Forse potrebbe fare causa. In effetti è proprio una cosa incredibile. Calmi, forza. Sono sicura che la questione si può risolvere. Suppongo che nessuno la possa obbligare. Direi proprio di no, anzi, suppongo che sia solo un problema di stagione. Forse allora è colpa di tutti i programmi televisivi che si vedono di questi tempi. Sa, quelli su come gestire al meglio il proprio look. Può essere. Resta il fatto che sono sconvolto. Immagino. Questo è sicuramente un segnale di degrado per la società delle fiabe. Che cosa succederà in futuro? Faranno mettere una mini a Biancaneve? Compreranno un orologio digitale al Bianconiglio? Faranno fare il lifting alle streghe? Non lo so proprio, ma. Forza, non si intristisca così. A tutto c'è soluzione. La prego di tornare presto a raccontarci gli sviluppi. Ora purtroppo è tempo di congedarci. No, non faccia quegli occhioni. Ho un'immensa voglia di farle le coccole, ma non mi sembra affatto decoroso.
Del resto, gattare si nasce e si rimane. La ringrazio moltissimo. A voi tutti, cari ascoltatori, auguro una buona giornata e vi aspetto qui tra 2 mesi per la prossima puntata di Letteralmente Sparlando. Letteralmente sparlando, letteralmente sparlando. Il programma che dà voce ai personaggi.